giunte all'ascolto della parola del Signore, che Dio prepari i cuori di ciascuno di noi. Vogliamo aprire la parola del Signore nel libro di Giona e continuare con la lettura e alcune considerazioni, riflessioni, quello che il Signore ci dà dal libro che stiamo leggendo insieme. Quindi il libro di Giona, il libro del profeta Giona, capitolo 2, i primi 10 versi. Libro di Giona, capitolo 2, dal verso 1. E l'Eterno fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. E Giona fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. E Giona pregò l'Eterno, il suo Dio, dal ventre del pesce, e disse: io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia ristretta, ed egli mi ha risposto. Dalle viscere del soggiorno dei morti ho gridato, e tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato e tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi sono passati sopra. E io dicevo: io sono cacciato via, lontano dal tuo sguardo. Come vedrei io ancora il tuo tempio santo? Le acque mi hanno attorniato fino all'anima. L'abisso mi ha avvolto. Le alghe mi si sono attorcigliate al capo ed io sono disceso fino alle radici dei monti. La terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre. Ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o Eterno Dio mio. Quando l'anima mia veniva meno in me, io mi sono ricordato dell'Eterno e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo tempio santo. Quelli che onorano le vanità bugiarde abbandonano la fonte della loro grazia, ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode. Io adempirò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene all'Eterno. E l'Eterno diede l'ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sull'asciutto. Abbiamo già considerato quella che è stata l'esperienza di Giona nella sua prima parte, quando rifiuta in maniera deliberata, pensata. Non è stato uno scatto, come dire, del momento in cui ci si pente di quello che uno dice, non fa, no. Giona ha pensato, dopo aver udito la sua parola, di fuggirsene lontano dal cospetto dell'Eterno, di rinunciare, di scegliere di non adempiere la volontà del Signore. Ed ecco che il Signore, nell'esperienza di Giona, Dio, dicevamo qualche settimana fa, ha pensato ad una strada, ad un percorso per recuperare Giona. Un percorso con un cardine fisso, che era il Signore, un percorso che Dio ha preparato ad hoc per Giona, un percorso che passa di nuovo nell'intimità con Dio, un percorso che ha un tempo stabilito da Dio, 3 giorni e 3 notti. Ed è un percorso di ritorno a Dio, un percorso, un passaggio obbligato. In questo percorso un elemento fondamentale che noi stamattina considereremo è la preghiera. È la preghiera, il parlare di nuovo con Dio. Nella parola del Signore troviamo sempre questo invito del Signore. Isaia, dinanzi ad un popolo ormai sbandato, confuso, che aveva pensato di abbandonare il Signore, c'è questo invito ad invocare il Signore: venite a me quando anche i vostri peccati fossero, ecco, io vi accoglierò, vi perdonerò, vi ristorerò. La preghiera che esprime Giona qui al capitolo 2, su questa preghiera noi vogliamo fare alcune considerazioni. La prima, che impariamo dalla preghiera di Giona, è che nella nostra preghiera, nella preghiera che Giona rivolge al Signore,
fa un uso massiccio della parola del Signore. Giona non usa, come dire, in qualche modo parole sue. Se leggiamo l'attenzione, se la preghiera di Giona sembra di leggere dei passaggi che troviamo nei Salmi, in altri profeti, nei primi libri, nei cinque libri della legge. Giona conosce Dio. Abbiamo visto al capitolo primo, quando rivela ai marinai, al capitano, che egli è ebreo, conosce e teme Dio, questo Dio ha fatto il cielo e la terra, conosce qual è la potenza, la grandezza e l'opera del Signore. E nel momento del naufragio, quando viene gettato in mare, nell'abisso, in un mare in tempesta, e pensiamo alle emozioni, in una situazione drammatica, quante emozioni nel cuore di Giona, ormai la sua vita è persa per sempre, poteva pensare. Ecco, esprime in quei momenti così difficili, non parole sue, ma usa i versi della scrittura. Salmo 42 parla di abissi, di acque profonde. Ancora il Salmo 69, Lamentazioni, capitolo 3, verso 54 in poi. Nel momento della prova, in cui c'è necessità di un ritorno a Dio, c'è un percorso di risalita verso Dio, la parola di Dio ci insegna ad usare la scrittura nella nostra preghiera. Non inventare parole lì per lì. Signore, io, come ci diceva pure Melania stamattina, no? Io sono caduto, mi trovo in una distretta profonda, i miei piedi sono nel pantano, sono espressioni pure poetiche che in qualche modo indicano la situazione che uno sta vivendo. Usare la parola di Dio, usare la scrittura anche nei momenti difficili e duri della nostra vita, perché la parola del Signore, la scrittura, sprigionano la potenza risolutrice di Dio. Quando noi torniamo alla scrittura, per questo è cosa buona impararla anche a memoria, no? Mantenendo, ecco, esercitata la memoria, perché nei momenti difficili della nostra vita, ecco, la nostra mente va a pescare in quei cassetti della memoria, ricorda la scrittura che abbiamo letto, e attraverso quella scrittura rivolgerci al Signore. È la stessa cosa che fa il Signore Gesù quando si trova allo Getsemani, quando si trova sulla croce, Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Così come pure il Salmo 69, usare le parole della scrittura. Giona fa riferimento alla scrittura, alla parola rivelata del suo Dio, del Dio che è grande, un gran re, soprattutto gli dèi. Una seconda considerazione, verso 2 e 3, Giona pregò l'Eterno il suo Dio dal ventre del pesce. Verso 3, io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia distretta ed egli mi ha risposto. Una preghiera che si fonda sulle parole della scrittura, una preghiera energica. Antonio, che vuol dire che dobbiamo fare come i profeti di Baal sul monte, che iniziavano a tagliarsi le vene, a gridare più forte per farsi sentire da Baal? Giona qui si è ritrovato solo con il suo io, i suoi concetti, il suo orgoglio, la sua visione delle cose, che ha ritenuto, come dire, più sicura di quella di Dio. Va a Ninive a predicare, questo è il progetto di Dio, no, io vado a Tarsis, lontano dalla presenza di Dio. Ecco, la sua visione delle cose, le sue convinzioni, tutto questo condito dal fatto che Giona
ha rifiutato deliberatamente la volontà di Dio. E dal testo che abbiamo letto dice: si è ritrovato nel fondo del mare, le alghe che si attorcigliano, è un'immagine che in qualche modo incute paura, no? Fa pensare a qualcuno che sta annegando, che è intrappolato con queste alghe che lo tengono giù. È sprofondato a picco nella sua vita. Ha la coscienza del grande peccato che ha commesso rifiutando la volontà di Dio. E quando noi abbiamo coscienza davanti a Dio di quello che abbiamo commesso, quale ardire abbiamo di presentarci davanti al Signore? Credo nessun ardire. Paolo dice che il nostro cuore ci condanna, ma grazie siano rese a Dio che è più grande del nostro cuore. Ecco, in questa situazione in cui si trova Giona, che è solo, è nel ventre del pesce, ha la coscienza e la consapevolezza del disastro che ha compiuto rifiutando la volontà di Dio, che ha avuto conseguenze nella sua vita, nella vita dei marinai, del capitano, nella vita delle cose, così la nave che si stava per sfasciare. E c'è solo una cosa da fare quando si è in questa situazione, quando si ha la coscienza di una di scelte errate, di cammini intrapresi forse da giorni, settimane, mesi, anni lontano, che mirano ad andare lontano dalla presenza di Dio. C'è solo una cosa da fare. Giona era nel ventre del pesce e pregò, pregò il Signore, e sottolinea che questa sua preghiera è un grido diretto all'Eterno. C'è una sola cosa da fare: farsi sentire da Dio. Non voglio dire che Dio è sordo, che ha bisogno di un apparecchio per sentire, quindi è lontano da noi, allora bisogna gridare per farsi sentire. No, questo grido, qui indicato, ma anche altrove, il grido del popolo è salito a Dio. Altri personaggi hanno gridato al Signore, mandate i gridi di gioia all'Eterno, si leggeva questa mattina, no? Presentiamoci a Lui con grido e cante. E vuole sottolineare questa preghiera, questo rivolgersi al Signore con estremo ardore. Una preghiera caratterizzata dalla passione per Dio, dal desiderio di ritornare a Dio. Giona pregò, gridò al Signore e ebbe anche la convinzione che Dio ha udito la sua preghiera, il suo gridare. Tu mi hai sollevato dalla morte. Io ho gridato e l'Eterno mi ha risposto. Una preghiera energica, piena di ardore, che viene dal cuore e non dalla gola. E pensavo all'esempio di Anna, la mamma di Samuele, è lì sulla soglia del tempio e Dio dice che ha ascoltato il grido di Anna. E quale grido hai messo Anna? Se il sacerdote Eli, che era lì a due passi, pensava che fosse ubriaca perché la sua bocca non emetteva nessun suono, al punto che Eli la scambia per una donna ubriaca. Le sue labbra si muovevano, tanto era grande l'angoscia del suo cuore. E Dio dice: Dio ha ascoltato il grido di Anna. Non è un gridare a voce alta, farsi sentire, no, ma è un ardore, una passione che viene dal cuore. Questo gridare con ardore, con una energica forza, identifichi in qualche modo che c'è un'urgenza, c'è un appello urgente con il quale noi chiediamo
un soccorso immediato. E a questo grido puoi stare certo che Dio ascolterà, che Dio udirà la tua voce e ti risponderà. Non è forse Dio che ha condotto Giona lì nel ventre del pesce? Il pesce non è forse lo strumento che Dio ha usato per conservare in vita Giona e per recuperare Giona e per far riunire una seconda volta la sua parola? Inizio del capitolo 3. Una preghiera ricca della scrittura, una preghiera energica, con ardore, che grida e che si aspetta da Dio un intervento, un soccorso. Una preghiera diretta, versi 4 a 7. Tu hai gettato nell'abisso, tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato, tutte le tue onde, i tuoi frutti mi sono passati sopra. E io dicevo, io sono cacciato via, lontano dal tuo sguardo. Come vedrei io ancora il tuo tempio santo? Le acque mi hanno attornato fino all'anima, l'abisso mi ha avvolto, le acque mi si sono attorcigliate al capo, io sono disceso nelle parti più basse della terra, alla radice dei monti, ma tu hai fatto risalire la mia vita. Andiamo. Tu, io Giona che prego e si rivolge a chi? Al Signore, ma tu. C'è una preghiera diretta, c'è un canale di comunicazione che Dio ristabilisce. Giona ci invita a rivolgerci a Dio in un modo libero e diretto. E noi lo sappiamo, con Dio è inutile usare delle maschere. Con Dio è inutile usare in qualche modo delle giustificazioni. O rivolgersi a Lui tramite altre cose, facendo altre cose per avere accesso presso di Lui. La preghiera di Giona ci insegna che la nostra preghiera rivolta all'Eterno, all'Iddio che provvede la salvezza, deve essere una preghiera diretta. È sottolineata qui l'intimità, una preghiera semplice, ma parlare liberamente a Dio, senza giri di parole, come ne siamo bravi a fare, liberandoci di quello che sono tutti i nostri pesi, riconoscendo quello che noi abbiamo fatto, non è forse quello che è capitato quando abbiamo udito, anzi, quando Dio ci ha fatto udire il messaggio del Vangelo. Abbiamo avvertito tutto il senso della nostra inadeguatezza. E che cosa abbiamo detto al Signore? Ma domani è buono che io parta, vada da qualche altra parte. Noi abbiamo invocato il perdono del Signore. Tu, Signore, hai parlato al mio cuore e alla mia anima. Io non sono degno di ricevere la tua parola. Non abbiamo usato un giro di parole, non abbiamo cercato di nascondere quello che è stato il nostro peccato. No, io fuggivo lontano dalla tua presenza. Vedrei io più il tuo tempio, il tuo santuario, dice Giona. Io sono cacciato via, lontano dal tuo sguardo. Senza altre parole, se liberi. Una preghiera diretta a Dio, così come Anna stendeva la sua anima al Signore, liberandoci di tutti i pesi. Sì, si avverte tutta la nostra indegnità, l'indegnità di stare alla sua presenza, così come pure pregava Franco stamattina, no? Noi siamo cacciati fuori dal tuo sguardo, gli dice Giona. Sono disceso, ma restiamo meravigliati, stupefatti dal fatto che ci si può ancora avvicinare al Signore. È qualcosa di straordinario. Ci si può ancora avvicinare al Signore.
l'anima mia veniva meno in me. Non c'era più speranza, ed entravo in fondo alle radici dei monti, ma io mi sono ricordato dell'Eterno e la mia preghiera è giunta fino a te. Non altri. La mia preghiera è giunta fino a te. Tu mi hai fatto risalire dalla fossa. La preghiera diretta è un aspetto che Gesù stesso ha insegnato ai suoi discepoli. Quando nel Vangelo di Matteo, no? Il Signore insegnaci a pregare. Come dobbiamo pregare? Non siate come gli ipocriti che usano una moltitudine di parole. Quando pregate non siate come queste persone che pensano di essere esaudite per la moltitudine delle parole, ma tu quando preghi, dice il Signore Gesù, entra nella tua cameretta. C'è questo riferimento a questa intimità col Padre, con Dio, entri nella tua cameretta, prega, rivolgi la tua preghiera a Dio e Dio che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel percorso, ecco, di Giona, che e qui Giona è solo, basta, non ci sono marinai altri, solo nel ventre del pesce. E noi qualche settimana fa dicevamo che questo percorso di ritorno passa attraverso una rinnovata intimità con Dio. Basta. Rivolge a Dio la sua preghiera. Possiamo andare a Dio, essere accolti ancora da Dio, essere diretti, senza ipocrisie, senza fronzoli e senza altro ancora. Ma tu, quando preghi, preghi in questo modo, dice il Signore Gesù. E Giona, la sua preghiera ci indica questo elemento che dobbiamo tenere presente. Una quarta cosa, la preghiera di Giona è anche una preghiera di pentimento. Proprio come è successo qui a Giona, che si è avvicinato a Dio usando le parole della Scrittura, pregando energicamente, facendo udire il suo grido in modo diretto, ma deve arrivare lì, lì, davanti all'altare di Dio. L'invito di Dio al popolo che troviamo nella Scrittura è quello di tornare del continuo a Lui. Se tu torni, scrive il libro di Michea e anche in altri profeti, se tu torni a me, ecco, Dio ci conduce di nuovo lì, davanti a Dio, a riconoscere Dio, a riconoscere quello che siamo stati. Dobbiamo incontrarci lì, davanti all'altare di Dio, chiedendo perdono per ciò che è stato fatto, per le cose che sono state disattese, e solo allora avremo la certezza che siamo stati da Dio perdonati ed accolti. Quando al peso del nostro peccato, il peso del nostro peccato viene sostituito da un grande senso di pace, un grande senso di pace, perché Dio di nuovo ci accoglie presso di lui. Ed è anche l'invito di Matteo 11:28. Venite a me, e non altro, dice Gesù, venite a me voi tutti che siete stanchi, aggravati, oppressi, ed io vi darò riposo, un grande senso di pace, di tranquillità, io vi darò riposo. E poi aggiunge Gesù, prendete su voi il mio giogo, affinché non più come Giona possiamo scegliere altre strade. Il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero, io sono mansueto e umile e di cuore. C'è un particolare stupendo che ancora emerge da questo testo. Giona ha usato la Scrittura, si è rivolto a Dio
non in maniera ipocrita, una preghiera energica, ha fatto dire il suo dir, il suo grido, una preghiera diretta, ha riconosciuto il suo peccato, l'ha dichiarato a Dio, ma si poggiava sulla grazia di Dio, presso il quale c'è accoglienza, c'è possibilità di nuova ripartenza. C'è un particolare. Giona ha questo senso di pace, di accoglienza, di perdono, ma è ancora nel pesce. È ancora nel pesce. E Giona è ancora nel buio, è ancora nel ventre del pesce, però ha la certezza che è stato liberato e perdonato da Dio. Amen. E gli dice, nel pesce, quando è nel buio, quando ancora non vede la luce intorno a lui, io ti offrirò sacrifici con canti di lode. Io adempirò i voti che ho fatto presso di te. C'è questa proiezione. Perché? Perché il Signore ha portato serenità, pace nel suo cuore, ha avuto la pace e la certezza del perdono e dell'accoglienza di Dio. Con Dio si può, per la sua grazia, ricominciare e ripartire. Ha la certezza che è stato liberato dal peccato. Io non lo so quale situazione tu stai vivendo in questo momento. Se c'è stato, ecco, un pensiero o un'esperienza nella tua vita, ci sta un'esperienza nella tua vita che può essere in qualche modo assimilabile a quella di Giona. Dio dà un comando, dà un ordine e ci si rivolge, dall'altra parte cercando strade alternative. Forse hai gridato al Signore in questa situazione, hai cercato il soccorso del Signore, non vedi ancora la luce. Sei ancora nel buio, nel ventre del pesce, ma Gesù dice, donandoci ecco gli occhi della fede, beati coloro che non hanno veduto, ma hanno creduto. Hanno creduto nel fatto che Dio può risuscitare e fare ripartire. Solo dopo questo passaggio importante, leggiamo nel testo verso 11, Dio nella sua misericordia fa vedere la luce a Giona. Egli ordinò al pesce di vomitarlo sulla spiaggia, sulla sabbia. E l'Eterno diede l'ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sull'asciutto. Pronti? Giona è pronto per ripartire con Dio. L'Eterno fa udire a Giona per la seconda volta la sua parola. Da questa preghiera, cari fratelli, anche la lode si arricchisce ed esce rinnovata. Lo scopo della vita di ogni uomo, come dice il Catechismo di Westminster, è quello di glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Io ti offrirò sacrifici con canti di lode. Una lode rinnovata, io offrirò, adempirò, sempre, ecco, sempre questo nuovo slancio, nuove energie per ripartire con Dio. Noi ci lasciamo con queste due domande. Dio conosce in maniera perfetta, precisa, nei minimi dettagli, nei minimi particolari, la situazione che ciascuno di noi, che tu stai vivendo. Amen. La conosce profondamente. Amen. Ai suoi occhi nulla è nascosto. Abbiamo detto che attraverso questa preghiera di Giona con Dio è possibile una vera e sana ripartenza, perché è presso luce e accoglienza. Dio ascolta il grido che nasce dal cuore dei suoi figli.
dopo aver pregato, dopo aver gridato al Signore, ci lasciamo con queste due domande. Signore, cosa devo offrire? Cosa devi offrire? Quando per la tua grazia io sarò di nuovo fuori dal ventre del pesce, io offrirò, io adempirò. Che cosa hai lasciato sospeso che Dio ti ha detto di adempiere e non l'hai fatto? Cosa devi offrire? Cosa devi adempiere? Io ti offrirò, Signore, sacrifici con canti di lode. Io adempirò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene a te, Dio di l'ordine al pesce di novità che giorna per una nuova ripartenza. E la parola dell'Eterno gli fu di nuovo rivolta per la seconda volta. Va e adempi quello che io ti comando. Amen. Andiamo a pregare. Mi viene da chiederti e chiedere, come dissero i discepoli: Signore, insegnaci a pregare. Signore, anche nel nostro rivolgerci a te nella tua grazia, rendi vivi, chiari dinanzi ai nostri occhi le situazioni e le scelte che stiamo portando avanti nella nostra vita. Rivelaci, Signore, quelle che non ti non hanno affatto. Signore, possano tornare a desiderare, a bramare con ardore la tua presenza, l'adempiere i voti dinanzi a te, avere una vita, Signore, che sprigiona da tutti i pori una lode perpetua per te e innanzi a te. Ti ringraziamo, Signore, che non c'è nessun peccato, nessuna situazione tragica dalla quale tu non hai la potenza, Signore, di farci uscire. Amen. Anche nel buio, nel ventre di un pesce, dove non c'è aria, non c'è nome, è un miracolo che tu hai custodito, salvaguardato la vita di Giona. Anche da lì, Signore, tu hai la potenza necessaria di riportarci sul retto cammino per la tua gloria. Ti preghiamo, Signore, che tu rendi chiari nella vita di ciascuno di noi le cose che dobbiamo offrirti e le cose che dobbiamo ancora adempiere per la tua gloria, per la tua lode. Rendile chiare, Signore, davanti ai nostri occhi. Amen.